Io credo che oggi si è determinato in questa sala un momento di discussione pubblica collettiva che anche a mio avviso ha la forza e la straordinarietà del passaggio politico, che ovviamente quando dico passaggio politico è innanzitutto un approccio culturale che noi scegliamo rispetto a quello che abbiamo di fronte. Non è un caso che il centro, io penso, del ragionamento è il nodo dell'alternativa. Lasciate perdere l'abuso di questa parola che ormai è diventata, diciamo così, si spende anche a vanvera, ma mettere al centro questo nodo significa per noi aprire una fase politico-culturale nuova nell'approccio alla crisi. Questo perché? Perché stanno accadendo delle cose che stanno cambiando anche la crisi stessa come, diciamo, prospettiva. Noi siamo partiti nell'osservare come una dinamica strutturale del capitalismo entrava in crisi, sussumeva su di sé tante crisi e affermava sostanzialmente l'entrata in una fase che nessuno aveva mai conosciuto prima. Oggi possiamo dire, a un anno di distanza anche dal nostro percorso, che questo tipo di dinamica non solo si è radicata, ma ha delle evoluzioni. Io credo che gli interventi di Maurizio Landini, ma anche di tanti altri, quando si dice appunto si è entrati, l'intervento di Paolo Cognini, di altri, si è entrati nella sfera della sovranità, della democrazia, nella sfera della produzione del diritto. Questo non è semplicemente, tra virgolette, un corollario di quello che sta accadendo. Credo che se la discussione pubblica a livello capitalistico sia come fare governare il default di una serie di stati in Europa, credo che siamo davanti a uno scenario che nessuno può dire che tipo di esiti avrà. Sicuramente sappiamo che questo scenario è uno scenario dove ci sono almeno due condizioni. La prima condizione è quella che a pagare siano i livelli di conquista sociale, i livelli di vita che ci sono, perché è evidente che il meccanismo della rendita, del profitto, va a colpire e a drenare ricchezza dove ancora esiste e dove sostanzialmente può farlo senza incontrare particolari problemi. Allora io penso che questo elemento sia uno degli elementi. L'altro elemento è quello dell'alternativa, cioè oggi il dibattito pubblico, politico sull'alternativa diventa non solo centrale, ma diventa un dibattito pubblico credibile. Cioè noi non stiamo qua a fondare l'idea di uno slogan. Di slogan ne abbiamo un milione, ne abbiamo sempre avuti. Il nodo è che effettivamente, e questo è un prodotto della crisi, ecco la crisi come opportunità, il tempo storico e il tempo politico possono coincidere ed è quello il momento di osare. Lasciamo perdere, ognuno abbiamo le nostre parrocchiette, le nostre certezze, le nostre appartenenze, tutte le medaglie che abbiamo attaccate, eccetera. Ma noi dobbiamo essere a questo livello della sfida. Tempo storico e politico coincidono. È ora di scegliere. È ora che noi prendiamo in mano la situazione e lo facciamo noi il manifesto per salvare l'Italia. Perché quella lo fa. Quella lo fa perché nessuno si prende in mano a questo livello di qualità, si prende in mano la questione dal punto di vista di una profondità e di una radicalità che ovviamente investono che cosa? La dinamica sociale. Se voi osservate il dibattito pubblico politico, e questo è anche un altro dato, avviene tutto nella sfera del politico. Nessuno sta ragionando su come invece in termini virtuosi rimettere in moto la società su questo nodo. Questo è un elemento fondamentale. E guardate, non è vero che noi siamo più bisogna fare come in Francia, bisogna fare come in Spagna, bisogna fare come a New York. Bisogna fare come con i referendum, perché 27 milioni di persone in questo paese hanno dato una botta che purtroppo, e diciamocelo, e questo lo assumiamo come problema di autocritica innanzitutto, purtroppo non è stata valorizzata a sufficienza sul piano politico e culturale quello che è successo, perché mancava la soggettivazione politica in grado di avere questo livello di intelligenza, questo livello anche di, come si dice, libertà
Noi dobbiamo liberarci, diciamocelo tra di noi, liberarci anche dai tabù, dai veti, dai controveti. Ma cosa volete che me ne freghi? Di chi è la bandierina di quello che va a Montecitorio, quello che non va a Montecitorio, quello che tira un uovo, quello che non tira l'uovo? Ma qui in gioco c'è il futuro, c'è una cosa che riguarda milioni di persone, c'è un sogno che può realizzarsi dentro a queste condizioni, che non è il nostro sogno, è il sogno di una giustizia sociale, è il sogno di un mondo diverso. Qui ce l'abbiamo. Allora io penso che questo tipo di elementi, soprattutto dal punto di vista culturale, questa assemblea li ha affrontati. E guardate, a me poco importa qual è il tema, se Rapparelli o Casarini si candidano con Vendola o con De Magistris, ma chi volete che interessi? Ma cosa volete che sia questo tipo di livello, il gossip di interno a chi? Ai gruppetti? Qua abbiamo il problema nostro di dire che questo processo non può che essere un processo che coinvolge la società. Movimento dell'alternativa significa la società dell'alternativa, una movimentazione sociale che deve coinvolgere il paese. Non c'è... Allora, secondo elemento, affrontiamo il tema dei movimenti. Io credo nei movimenti, ma credo per questo tipo di ragione nei movimenti, non perché c'è un problema ideologico. Io credo che noi, dentro a queste condizioni, non di crisi della rappresentanza, ma di dissoluzione dell'elemento della democrazia liberale, anche come l'abbiamo conosciuta, e di espropriazione totale delle funzioni della rappresentanza dentro all'espropriazione di sovranità, i movimenti hanno una nuova grande centralità davanti, ma bisogna anche costruirli in maniera diversa. Bisogna avere una qualità nuova nei movimenti. Questa è la traduzione, la fase 2 del discorso che abbiamo fatto sulla non autosufficienza per nessuno. La fase 2 adesso è: i movimenti con questo tipo di prospettiva devono avere una qualità costituente. Non possono fermarsi alla rivendicazione, al posizionamento politico, alla dinamica ideologica, al fatto del tanto peggio, tanto meglio, al fatto del denominare, tra virgolette, gli slogan, il conflitto, eccetera. Devono anche affrontare il tema. Guardate la profonda differenza davanti a noi tra Tottenham e il Cile. Se 2000 persone sono state arrestate in Inghilterra e nessuno ha rivendicato la loro liberazione, e se in Cile invece un movimento sta ribaltando un paese parlando di Costituzione, parlando di presidenti, parlando di democrazia, ma noi dove siamo? Facciamo delle scelte, abbiamo il coraggio di dirlo, e allora anche sul 15 di ottobre smettiamola di menarcela, di far discussioni inutili che durano ore, tra chi? Tra poca roba. Noi il 15 di ottobre c'è una grande scommessa che o siamo protagonisti tutti quanti nel portare a Roma 100.000 persone, 200.000 persone, se no è inutile che noi non riusciremo a imporre nell'agenda politica della discussione, sarà la Marcegaglia che lo impone. Se noi non diamo visibilità a un popolo nuovo, per far questo bisogna pensare di portare la gente a Roma, non ad altre cose, a perdersi in discussioni assurde. Chiaro che io credo che per portare tanta gente a Roma, per far crescere questa iniziativa, bisogna anche prepararla. E allora invito al fatto che ci sia un countdown verso il 15 di ottobre, che nei territori, come si può, come si vuole, come si riesce a costruire sulle varie vertenze, ma ci siano iniziative, azioni, ci siano prese di parola che costruiscano l'andata in tanti a quell'appuntamento di Roma. Ma date, è possibile farlo in una forma umana, per ritornare a Vittorio Arrigoni? Venezia, quando ci siamo scontrati con la polizia per il problema della Lega, non è che il giorno dopo tutti ci hanno attaccato a noi invece che alla polizia. Abbiamo cercato di costruire un meccanismo per cui quello che succedeva poi ricadeva, allargava la sfera del consenso rispetto a questo nodo che è la democrazia, che è il fatto che c'è la polizia della Lega, di Maroni, eccetera. Allora, anche su questo, io credo che sia un problema che ognuno vedrà nei propri territori, ma con la funzione collettiva di costruire questo 15 ottobre con un obiettivo politico, che è quello di dar visibilità enorme a un grande, grande discorso sull'alternativa fatto dalla società, non da il partito che la usa in propaganda elettorale. Altro elemento che io vi pongo, io credo che Uniti per l'Alternativa è una proposta di spazio pubblico e politico di movimento con una qualità nuova, che non afferma, tra virgolette, la certezza, ma costruisce il cammino, ci mette di nuovo in marcia per cercare la soluzione. Nessuno ce l'ha la soluzione, non ce l'hanno a livello capitalistico, figurarsi se ce l'abbiamo noi.
su come si riesce a costruire un meccanismo nuovo. Certo, abbiamo tante possibilità di non farci imporre le soluzioni, ma dobbiamo costruire questo atteggiamento anche di ricerca, di apertura, con un fatto anche molto interessante, secondo me, che lo spazio pubblico e politico di movimento che si è visto qui dentro può avere anche una quantità e una qualità di discorso molto molto grandi in questo paese. È finita l'epoca del minoritarismo nel cervello, dobbiamo togliercelo. Dobbiamo crederci a questa cosa. Ovviamente questa cosa cosa significa? Che non saremmo contenti di tutto quello che incontreremo, che domani mattina ci saranno problemi, ci saranno contraddizioni, ma se noi guardiamo all'elemento più generale, questo è una cosa che incontra chi vuole veramente trasformare l'esistente. E io penso che dobbiamo assumere questa sfida, o la assumiamo adesso o quando mai. Per ultimo, io dico, il problema di Uniti per l'Alternativa è un percorso di movimento politico e pubblico. Stabilirà le proprie forme, stabilirà, diciamo così, dove esserci. Per esempio la FIOM ci ha fatto una proposta, io credo che bisogna assumerla fino in fondo. La battaglia sui contratti, sulla piattaforma di Cervia, è la battaglia di Uniti per l'Alternativa, è la battaglia su cui affiancare questo tipo di ragionamento che fa Maurizio Landini. Ma anche De Magistris ci ha fatto una proposta molto interessante, che io credo, adesso la proporranno, l'appuntamento di Napoli, relativo al terreno del rapporto tra territori, crisi e governance centrali, siano nazionali o europee, che è un nodo fondamentale. Certo che sarà interessante riprendere e partecipare se viene organizzata una cosa del genere a Napoli. Io credo che tutte le cose che vengono organizzate con l'intento di aprire in questa fase una discussione pubblica, politica, sul nodo dell'alternativa, sul nodo della produzione di anomalie di sistema dentro a questo quadro, devono trovare il nostro interesse, non perché siamo uguali, ma perché vogliamo interloquire con ciò che è disponibile a interloquire con noi. È ora di finirla, questo anche vuol dire no all'autosufficienza, è ora di finirla di pensare che tutti devono parlare con te, perché tu sei il più interessante del mondo. Dobbiamo parlare anche con gente che magari è ascoltata da milioni di altre persone, perché se vogliamo costruire un attraversamento, una contaminazione, un contagio, come usano gli occupanti del Cinema Palazzo, dobbiamo anche predisporci a una, tra virgolette, possibilità di osservare con interesse e con umiltà tutto quello che si muove in termini di disponibilità all'alternativa. È vero, non è vero, lo verificheremo mano a mano, questo è il nodo, e questo non c'entra nulla con operazioni tattiche, con piccola politica, con candidature o con cazzate del genere. C'entra col fatto che se uno ha un sogno da realizzare, ce la mette tutta per farlo, non fa finta di non farcela perché deve mantenersi il sogno.